boys, who maybe go ye live in egg ben nay hem bizoy. Last your boys, the mash moy be a ha boys. Last your boys, maybe go ye live in egg ben nay hem bizoy. Last your boys, the mash moy be a ha boys. Hebron, Hebron, me at, ulitam be, Hebron. Hebron, Hebron, me at, ulitam be. שנשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב. חברון, חברון מאז ולתמיד חברון. חברון, חברון מאז ולתמיד חברון. חברון, חברון שלנו בזכות זכות אבותינו אשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב. זוהי חיל פסטי יובויס ובי Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, felici di tornare con voi nuovamente dopo un po' di tempo. In questo video torneremo ad affrontare un argomento decisivo e importante, fondamentale, della parola di Dio, quale appunto la Trinità. E lo faremo da un punto di vista linguistico, no? Noi abbiamo fatto diversi video sulla Trinità, ne abbiamo fatto uno
ultimamente, dove abbiamo trattato l'argomento alla luce del giudaismo antico, come gli ebrei erano consci, quindi erano coscienti del fatto che negli Yahweh vi era e vi è una pluralità, così l'ho denominata io, la pluralità negli Yahweh. È un modo di esprimermi, sì, appunto, che utilizzo per far capire all'ascoltatore, appunto, che si tratta di più persone. Benissimo. In questo video affronteremo il tema al 100% per quanto riguarda quello che troviamo scritto nei testi originali. Gloria a Dio, nei testi originali. Quindi andremo a leggere i testi originali. Partiremo proprio da questo. Non lo avevamo mai fatto in passato, in modo come appunto lo faremo in questo video. E quindi vi preghiamo appunto di portare la massima attenzione, perché veramente la Trinità la troviamo annunciata, la troviamo descritta fin dagli arbori, no? Della rivelazione, che comincia appunto con la Genesi, gloria a Dio, e poi con l'arrivo del Nuovo Testamento, il Cristo proprio la manifesta completamente, toglie proprio il velo. Ma come già detto, gli antichi giudei, quelli proprio antichi, prima di Cristo, erano consci di questa realtà. E quindi diciamo la prima parte di questo video verterà su questo argomento. Per quanto invece riguarda la seconda e ultima parte di questo video, tratteremo nuovamente l'antitrinitarismo. Esso è, come dire, è molto attivo, anche se non abbraccia una grandissima popolazione, non è che sono pochissimi, ma non è poi così diffuso come la vera dottrina, appunto, quella trinitaria. Ad ogni modo fanno molto rumore, soprattutto c'è un certo tipo di antitrinitarismo che segue la linea di un uomo che è morto qualche decennio fa, che si chiamava William Magnus Branham, e che questo sarebbe addirittura l'Elia che doveva venire. Pensate cosa dicono di questo uomo, e ne dicono molte altre. Questo uomo non ha fatto altro che dire molte cose che a noi ci hanno lasciati perplessi. E abbiamo anche fatto un video a tal proposito, e questa appunto sarà la seconda parte di questo argomento, se possiamo definirlo anche storico, in maniera tale che l'ascoltatore possa capire quello che gira intorno a questo uomo che adesso non c'è più, che appunto è stato William Marius Branham. Molte volte ci si chiede: ma questo chi è stato? Questo cosa diceva? Questo cosa insegnava? Ebbene, noi con solo due video praticamente apriremo e chiuderemo un discorso che potrà illustrare all'ascoltatore qual è stato e qual è il pensiero ancora oggi dei suoi seguaci di questo uomo. Quindi può essere considerato anche, diciamo, un video in senso, diciamo, minimo, in senso quasi lato, storico. È molto importante questo. Benissimo, cari amici, con questo vogliamo subito concludere questa prefazione, questa presentazione, e come sempre vi diciamo, senza indugio e senza preamboli, vogliamo dare inizio al presente video. Bene, allora, cari amici, vogliamo iniziare questo video con la lettura di un passo molto importante e molto decisivo. Questo passo si trova in Esodo capitolo 6, leggeremo i versi 2 e 3. Potete seguirci dalle vostre case o ovunque vi troviate con una vostra Bibbia. Se non ne avete una, potete andare sul sito www.laparola.net. Gloria a Dio. Come
prima lettura utilizzeremo una revisione, forse una delle migliori che sia mai stata fatta in Italia, non lo dico io, gloria a Dio, ovvero la famosissima Vecchia Diodati. E come sempre tutto quello che si dirà e si leggerà lo si farà nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Allora, cari amici, seguiteci. Dice così il Signore, Esodo capitolo 6, verso 2 e verso 3. Dice, oltre a ciò, il Dio parlò a Mosè e gli disse, io sono il Signore. E apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente, ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Colui che è. Amen. Gloria a Dio. Bene, noi abbiamo letto qualcosa di molto importante. Adesso vogliamo fare due premesse. Gloria a Dio. Intanto mi preparo i testi originali che andrò a leggere e vi mostrerò. Dobbiamo fare due premesse. La prima premessa è che quando noi leggiamo le nostre Bibbie, che normalmente vengono anche chiamate le revisioni, appunto sono revisioni dei testi originali. Anzi, già che ci sto, aprirò ulteriormente questa parentesi. Nei testi, diciamo, originali ci sono tanti nomi, in particolare i nomi di Dio. Questi nomi non vengono mai riportati in maniera integrale nelle revisioni, almeno quelle, diciamo, comuni. Ci sono alcune revisioni rarissime che invece li riportano. Non ne conosco nessuna qui in Italia, non mi risulta che qui in Italia avvenga questo. Anzi, se vabbè, ma tanto trovo il tempo che trovo per quanto mi riguarda, perché poi io me li vado a vedere nei testi originali, però magari a qualcuno può interessare. Non so se riuscirete mai a trovarne qualcuna, fatemelo sapere. Io non lo so che qui in Italia esistano tali revisioni. Ora, i nomi di Dio sono molto importanti, gloria a Dio. Lo so che Dio non ha nomi, in quanto abbiamo già fatto un video dove abbiamo spiegato che Dio non ha nomi. Potete vedere il video, ma noi per semplicità di linguaggio utilizzeremo questo modo di parlare. Gloria a Dio. Bene, quindi i nomi di Dio, ok, non vengono riportati integralmente. Noi sappiamo che ogni parola che si trova nella Sacra Scrittura comunica un messaggio, un insegnamento, una rivelazione, può nascondere qualcosa, insomma c'è veramente un tesoro infinito in ogni parola, addirittura in ogni lettera per quanto riguarda il testo originale. Benissimo. Quindi qui c'è un nome in Esodo 6 verso 2 verso 3 c'è un nome che normalmente è il nome più alto che ha il Signore, il famoso tetragramma, che sono quattro lettere che adesso vi mostrerò. Allora, lo vado a prendere, eccolo qui, ce l'avete davanti al vostro monitor o davanti al vostro desktop, come lo vogliate chiamare. Allora, voi qui vedete quattro lettere davanti a voi, ok? Le quattro lettere che voi vedete sopra sono il nome di Dio più alto che c'è. Sono quattro, si leggono da destra a sinistra. Mi raccomando, non leggete da sinistra a destra. E vengono tradotte sotto invece da sinistra a destra. Quindi la traslitterazione parte da sinistra a destra per tradurre poi sopra da destra a sinistra. Quindi la prima lettera in alto a destra corrisponderà alla prima lettera in basso a sinistra, ok? Perché noi leggiamo da sinistra a destra e quindi traduciamo da sinistra a destra, è corretto questo. Allora, i nomi sono, lasciate stare quello che trovate qui scritto, la pronuncia è questa, la prima lettera è la Yod, ok? Si pronuncia Yod, no Yud, Yod. La seconda lettera è la He, ok? Voi non metteteci la I, è He. Da non confondersi con la Chet, che è un'altra cosa ancora. Poi c'è la Vav e di nuovo la He. Quindi Yod He, Bad He. Ok. Questo ha un valore numerico, ovvero 26. Già che ci siamo, vi diciamo un po' tutto. Come si pronuncia questo nome? Bene, a parte i testimoni di Genova, nessuno lo sa. Solo loro lo sanno.
tutti gli ebrei, i più grandi studiosi al mondo, cattolici, protestanti, evangelici, insomma, i più grandi uomini, insomma, che si sono occupati di queste cose, no, nessuno lo sa. Ci sono delle idee, forse un giorno faremo un video molto importante appunto su questo argomento, perché è un argomento importante. Del perché soprattutto non si pronuncia in mezzo al popolo ebraico questo nome, che normalmente viene traslitterato con Yahweh oppure Yahweh, un pochino più arcaico, okay. Questo normalmente è, diciamo, è come viene traslitterato, però se a qualcuno non piace e vuole dire Jehovah, insomma, non è un problema. Adesso non stiamo a fare qui questo genere di guerra, non fate mai questo genere di guerre, puntate su altro, ok? Se qualcuno dice no, si dice Jehovah, dagli ragione e punta che Gesù è Dio, cambia subito discorso e non cadere tu nel suo tranello. Queste sono sciocchezze, non ha importanza come si pronuncia, l'importante è che ci sia il nome, anche perché nessuno sa come si pronuncia, ma in passato si sapeva. E lo possiamo dimostrare storicamente, che ne dicano molti. E non è vero che non si è sempre saputo. Amen, gloria a Dio. Quindi a un certo punto si è persa, diciamo, si è persa già da qualche millennio, si è persa la conoscenza della vera pronuncia. Benissimo. E questo è il nome per eccellenza del Signore. Sotto questo nome ci sono altri nomi che dobbiamo fare attenzione. Quando noi parliamo di Dio, noi dobbiamo sempre essere molto rispettuosi, noi insegniamo molto, quindi ogni cosa, ogni argomento è occasione di insegnamento, quindi noi a quelli giovani ovviamente, non ci permettiamo mai di dirlo agli anziani. Quindi, non come, cari giovani, non commettete mai l'errore di dire il nome più piccolo, perché è una mancanza di rispetto, no, il nome meno grande, ok? Portiamo sempre rispetto al Signore, come dire Vecchio Testamento. Chi non conosce la Bibbia, chi non conosce il Signore, chi non ha rispetto per il Signore dice Vecchio Testamento, o per ignoranza magari, ma no, si dice antico. Vecchio è qualcosa che si getta, che si butta, che non serve più. Antico addirittura, se è rovinato, si restaura. Quindi l'Antico Testamento non è da buttare via, anzi è vigente. Quello che è materiale, quello che è spirituale, ma è vigente, gloria a Dio. Bene, quindi Antico Testamento, nome meno grande, ok? Più piccolo, Dio è meraviglioso, è infinito, gloria a Dio, è grandissimo, è Gadol. Quindi qui abbiamo il tetragramma, abbiamo il nome di Dio per eccellenza, ok? Subito dopo, diciamo, vi troviamo un altro nome, che è meno grande ed è Adonai. Okay. Gli ebrei, quando si trovano davanti il tetragramma, possono fare due cose: o non dire nulla e solo inchinare il capo. Ecco perché spesso li vediamo inchinare il capo, questo è uno dei motivi, ce ne sono anche altri. Oppure, invece di leggere Yahweh, dicono Adonai davanti al tetragramma. Benissimo. Attenzione, perché esiste anche il nome Adonai, come leggeremo poi più avanti. Quindi c'è Yahweh, c'è Adonai, c'è El, c'è Eloheinu, c'è Elohim, insomma i nomi di Dio sono diversi, gloria a Dio. E ora, il fatto che noi non troviamo riportato il nome di Dio, Yahweh, in maniera integrale, così come lo troviamo nell'originale, crea delle limitazioni, Queste limitazioni ci possono appunto limitare nella conoscenza della parola di Dio. Ecco, e qui mi vorrei soffermare pochissimi secondi per dire, anzi per rispondere in maniera ufficiale a qualcuno che non so neanche chi sia, che un giorno mi scrisse sotto ai video che io faccio e disse... le revisioni vengono tutte dal diavolo, solo i testi originali vengono da Dio. Io ho cancellato questo commento perché è un mio diritto gestire il mio canale. Quindi, no, non è vero, anzi, chi dice queste cose, lo dico con rispetto ma con franchezza, chi dice queste cose viene dal diavolo. Le revisioni non vengono dal diavolo, le revisioni vengono da Dio.
Le revisioni vengono dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Le revisioni sono uno strumento meraviglioso, le revisioni sono la traduzione del testo originale e le revisioni che girano nel mondo, quelle italiane, adesso parliamo di quelle nostre, sono fatte bene, ok? Ci sono le revisioni fatte dai cattolici, quelle fatte dai protestanti, e, insomma, come ad esempio la migliore revisione italiana, credo, normalmente si dice che è la vecchia Diodati, ma non è che le altre non valgono niente. Ci sono revisioni che non sono revisioni e sono manomissioni, come per esempio quella che hanno i testimoni di Geova. Sì, ma quella è stata anche denunciata, ma quella non è una revisione, quella è una falsificazione, diverso. Allora noi dobbiamo cercare di comprendere se stiamo parlando di una revisione o di una falsificazione. Ci sono falsificazioni, sì è vero, ma quelle noi le scartiamo. Però poi ci sono le revisioni ufficiali, ecco, come per esempio la Bibbia che noi utilizziamo, la Bibbia di Gerusalemme. La trovo mai, sta qui da qualche parte. Gloria a Dio. È una revisione che non gli si può dire niente. Ora, come tutte le revisioni, hanno dei limiti. Non può essere perfetta. È chiaro che una lingua che si traduce a un'altra lingua, qualsiasi studioso ti dirà che è proprio rappresentare quello che vuole dire quella lingua al 100% è veramente impossibile, tanto più se parliamo di una lingua morta. Benissimo. Però la revisione nel suo complesso è perfetta perché appunto c'è quel famoso fenomeno di ridondanza. Quindi quando un passo non riesce a rappresentare bene l'originale, nell'insieme poi lo farà perché quel passo verrà richiamato da un altro passo, a sua volta verrà richiamato da un altro passo, a sua volta verrà richiamato da un altro passo. La Bibbia è una ripetizione completa dalla Genesi all'Apocalisse, che poi questo fenomeno, appunto ridondanza, ok, getterà luce su quelle parti oscure. Ecco qui che possiamo vedere che la parola di Dio è divina e le revisioni vengono da Dio, vengono dallo Spirito Santo e sono più che sufficienti a chiunque per addirittura diventare un insegnante di parola di Dio senza pur conoscere una sola parola dei testi originali. Quindi facciamola finita di dire cose che non stanno né in cielo e né in terra. Per cortesia, parliamo con competenza. È importante, applichiamoci a capire. È inutile studiare se poi non capisci, è inutile studiare se poi non comprendi, non pensi. Noi puntiamo molto sull'insegnare anche a pensare, ok? Prima di studiare dobbiamo imparare a pensare, a ragionare, perché siamo stati fatti a immagine e a somiglianza del Signore. E questo è molto importante. Benissimo. Ora, certamente, come abbiamo già detto, e non è una contraddizione, leggere le scritture nel proprio linguaggio, quello ebreo antico, ricordiamo che l'Antico Testamento è stato scritto quasi al 100% in ebraico antico. Quando si dice aramaico si parla di veramente pochissimi versi. Sono pochi i versi che sono stati scritti in aramaico, veramente pochi. Ci stanno un po' sparpagliati, alcuni stanno in Daniele e altri stanno in giro, che a memoria non me li posso ricordare, ma sono pochi, non lo so quanti sono, 15, 20, non lo so, ma non mi ricordo, ce l'avevo scritti perché non mi interesso io di aramaico, gloria a Dio, e non ci capisco niente. Insomma, studiare l'aramaico per 15, 20 versi non mi pare il caso. Insomma, praticamente lo troviamo, ok, in il testo dell'Antico Testamento, lo troviamo in ebreo antico. Leggere il testo in ebreo antico ti dà una luce diversa, come quella che vedremo qui in questa seduta. E guarda caso, nell'originale, nell'ebreo antico, la Trinità è ancora più chiara che leggerla in una lingua appunto tradotta, che normalmente i nomi di Dio vengono tradotti, intanto vengono tradotti tutti al singolare, i nomi di Dio la maggior parte sono tutti al plurale, sempre, quasi sempre sono al plurale, li troviamo ogni tanto al singolare, ci sono per esempio El è sempre al singolare, ma una infinità di volte vengono tradotti sono stati scritti appunto al plurale. Lo stesso tetragramma, ok,
per tradizione viene letto come Adonai e quindi non come Yahweh. E Adonai per tradizione se lo sono portati avanti questo nome, questa traduzione, per tradizione viene anch'esso ripetuto al plurale. Adonai è plurale, quindi noi troviamo tutto al plurale, sempre. È stato speculato che alcuni dicono che parlava con gli angeli quando c'è stata la creazione, altri dicono no, è maiestatis, non è vero, nascondono, gli stessi rabbini hanno confessato che non è un plurale, maiestatis, questo nel Talmud. Poi lo leggeremo. Ma adesso, veramente, abbiamo aperto una larga parentesi. Lo so che i nostri video sono un po' lunghi, ma i nostri video sono dedicati a coloro che desiderano studiare le scritture seriamente. Okay. Quindi è come quando si va all'università, tu non gli dici al professore, mi raccomando, sbrigate, parla in 15 minuti e spiegami 40 pagine di storia in 15 minuti, è ridicolo. Eppure abbiamo la stessa pretesa per le cose di Dio, cioè non abbiamo, scusate, la stessa pretesa per le cose di Dio, cioè che spesso si vuole che il predicatore, il pastore, chi sia, in 15 minuti ti spieghi tutta la Bibbia, tutta la storia, tutte le vicissitudini. No, anzi, per le cose di Dio dobbiamo essere più attenti e più impegnati. Scusate, mi sta andando via la voce. Gloria a Dio. E quindi, perché ho parlato molto, gloria a Dio, ultimamente. Quindi mi sta andando via un po' la voce. Bene, allora, cari amici, vogliamo cominciare adesso a dimostrare, ok, la Trinità, abbasso un po' la voce, la Trinità, partendo proprio da questo nome, il tetragramma, come abbiamo letto nella revisione. La vado a prendere di nuovo. Allora, questo lo metto qui, c'ho un sacco di carte e lo voglio rileggere. Santo e l'Eterno, e dice: allora, oltre a ciò, il Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Ok, qui nell'originale c'è El Shaddai, e apparvi ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Alleluia. Allora, no, 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 non c'è, non c'è, c'è proprio Yahweh. Scusate, vedete, perché quando uno legge la revisione poi non sa, non si può ricordare sempre. Sì, alcuni dicono quando c'è questo nome è Yahweh, quando non c'è questo nome vuol dire quella, cioè si crea un minestrone. No, nell'originale no, dice: oltre a ciò il Dio parlò a Mosè. Il Dio nell'originale c'è, vediamo, Elohim, eccolo qua, e gli disse: io sono il Signore. Quindi io sono il Signore, nell'originale c'è Yahweh. E apparve ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente. Qui è El Shaddai, Dio Onnipotente, El Shaddai. Vedete, che quando leggi la revisione ti confondi. Ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di colui che è, quindi di Yahweh. Bene. Allora, vi voglio far notare una cosa molto importante. Non so se ci avete fatto caso. A un certo punto il Dio appare a Mosè e gli dice: Mosè, io ho scelto te, insomma c'è tutta la storia, devi andare in Egitto, devi tirare fuori il mio popolo dall'Egitto, lo condurrai nella mia terra. Mi sta andando via la voce, niente, un disastro, quando faccio i video la voce proprio, e quindi devi tirare fuori il mio popolo, lo devi portare, avvicino al microfono perché già non ce la faccio a parlare, lo devi portare nella mia tenda, gloria a Dio, nella mia terra, e abbiate pazienza, sta voce mi sta sconvolgendo tutto, e lo devi portare nella mia terra dove scorre il latte e il miele, eccetera, eccetera, eccetera.
Quando il Signore gli appare, gloria a Dio, gli appare e gli dice: io sono Yahweh, Ani Yahweh. Okay. E io non mi sto facendo conoscere a te con questo nome, ma a Abramo, Isacco, a Giacobbe, a quelli prima, io non mi sono mai fatto conoscere con questo nome, con il nome di Yahweh. Quindi noi vediamo che nella scrittura, in Esodo 6, verso 2 e 3, si manifesta il Signore, ok? Si fa conoscere a Mosè e si fa conoscere a Mosè con il nome di Yahweh. Okay. Quindi è stato un grande onore che il Dio gli ha fatto a Mosè, quello di farsi conoscere con il nome per eccellenza. E poi gli dice: guarda che tu sei il primo al quale io mi manifesto con questo nome. Non l'ho fatto mai con nessuno, Mosè. Guarda che onore che ti sto dando, Mosè. Ma ti rendi conto, Mosè, che io mi manifesto a te con questo nome che non l'ho mai fatto con nessuno? Insomma, gli sta dando un grandissimo onore. Infatti poi Mosè diventerà il personaggio più grande di tutto l'Antico Testamento e verrà superato alla fine solo da un uomo che si chiama Giovanni il Battista. Ecco, parlando più basso riesco a controllare più la voce. Ho parlato molte ore ieri sera, gloria a Dio, quindi stamattina proprio sono senza voce, abbiate pazienza, gloria a Dio. E quindi noi tutto questo, ok, nei testi originali non possiamo vederlo. Cosa non possiamo vedere? Non possiamo vedere quello che vi mostrerò adesso, perché qui c'è qualcosa che non va. Ripeto, voglio ripetere molto perché è necessario. C'è una persona qui che sta parlando, perché Dio è una persona, attenzione, nel senso che Dio pensa, Dio parla, Dio ragiona, Dio comanda, Dio ha dei sentimenti, Dio si adira, Dio prova amore, insomma, Dio è una persona vera e propria, ovviamente non ha carne e sangue come noi, ma è una persona, gloria a Dio. E quindi gli dà un grande onore a Mosè, e vediamo che questa persona di Dio appare a Mosè, si fa conoscere con il nome più grande che ha e gli dice: io non mi sono mai fatto conoscere agli altri, in particolare nomina Abramo, Isacco, Giacobbe, con questo nome. Questo è il senso del discorso, se voi lo leggete tutto nelle vostre case. Bene, adesso l'ascoltatore si starà facendo la domanda del milione, ed è corretto farsela: che c'entra tutto questo con la Trinità? Ebbene, cari amici, tutto questo con la Trinità c'entra tantissimo. Perché? Perché? Ebbene, adesso ve lo dimostriamo. Allora, intanto però, prima di andare avanti, è necessario che io vi legga il testo nell'originale e poi vi faccia vedere nel testo originale il tetragramma, in maniera che voi possiate vedere con i propri occhi che lì c'è un tetragramma. Questo è importante, in questo momento ce l'avete davanti al monitor, ma adesso prenderò poi la webcam e ve lo mostrerò direttamente nel testo originale. Ma intanto ve lo leggo. Il testo originale dice: Vayedaber Elohim El Moshe Vayomer Elav Ani Yahweh, io Yahweh. Vaera el Avram el Itzak vel Yaakov be el Shaddai Ushmi Yahweh lo nodati lachem. Ok, benissimo. Adesso io ve lo voglio proprio far vedere nell'originale, così voi possiate vedere con i propri occhi il tetragramma nel testo originale. Allora, vediamo un po'. Anzi, eccolo qua. Allora, qui c'è scritto Vayedaber, non so se riuscite, purtroppo questa webcam è scarsa qualità. Allora, qui c'è scritto Vayedaber, ok, Elohim El Moshe Vayomer Elav Ani Yahweh. Ani Yahweh, ecco qui il tetragramma. Ani Yahweh, io Yahweh. Vaera el Abraham, el Isaac, ve el Yaakov. Ok? Be el Shaddai,
vedete, el be el Shaddai, questa è una parola composta, quindi be el Shaddai, ok? Poi qui c'è scritto Ushmi Yahweh, quindi il nome Ushmi Yahweh, lo nodati lachem, non, quindi lo no lo dati lachem, no mi feci conoscere lachem, loro, lachem. Shalom Alechem, shalom a tutti, loro, shalom a voi. Ok, benissimo cari amici in ascolto. Allora, ve l'ho voluto far vedere in maniera tale che possiate vedere con, per quel poco che si è visto, che possiate vedere con i vostri occhi, gloria a Dio, che lì c'è un tetragramma. Benissimo. Vogliamo documentare un po' il tutto. Qui abbiamo letto proprio il testo originale, tra l'altro questo è un Tanakh ebreo, ok? È un Tanakh ebreo, è stato fatto dagli ebrei, che qui di gentile non c'è niente. Benissimo. Quindi, cari amici in ascolto, noi abbiamo visto che a un certo punto, lo vogliamo ripetere, appare una persona che è Dio e dice io sono Yahweh e non mi feci mai conoscere a nessuno con questo nome. Qui c'è un problema a proposito di Trinità. È qui il punto. Qui c'è un grosso problema. Sì, cari amici. Ovvero c'è un grosso problema per gli antitrinitari. Per noi non c'è problema, per noi non c'è nessun problema. Ma qui c'è un grosso problema. Perché prima di Mosè c'era la Genesi. Vi ricordate il primo libro della Bibbia? Non so se lo sapete, è la Genesi. Esodo, Shemot, è il secondo libro della Bibbia, viene dopo, non viene prima. Storicamente, cronologicamente viene dopo, non viene prima. Quindi abbiamo un problema che prima, nella Genesi, noi siamo pieni, completamente pieni di tetragrammi, siamo pieni di persone che dicono io sono Yahweh. Oh. Che succede qua? Alt, fermati. Qualcuno dirà, Alessio, mi stai dicendo che Dio mente? No, Dio non mente. Dio è la via, la vita e la verità. Dio non può mentire. È proprio per questo. Proprio per questo. Quindi, se qui c'è una persona, in quest'epoca qui, che dice io sono Dio, Ani Yahweh, ok, io sono Dio, e tant'è che dice, Vayedaber Elohim el Moshe vayomer elav Ani Yahweh, Vaera el Avram, Isaac e Vel Yaakov Be El Shaddai, con El Shaddai, El Dio onnipotente. Alleluia, quindi sta, è proprio Dio, sta dicendo io sono Dio, ma con il nome mio Dio, con il nome mio Dio di Yahweh non mi feci mai conoscere a loro. Domanda, allora perché nella Genesi troviamo, e adesso leggeremo, che il Signore si faceva sempre conoscere a loro, compresi Abramo, Isacco e Giacobbe, con il nome di Yahweh, quando qui ha detto l'esatto contrario? Domanda. Vedete perché c'è differenza poi tra i testi originali e le revisioni? Perché nelle revisioni questo non lo notiamo, perché appunto anche io mi ero confuso lì leggendo il Signore, ho detto lì non c'è scritto Yahweh, invece poi sono andato a vedere l'originale, no sì c'è scritto Yahweh, ci si confonde anche noi che trattiamo. Sì, lo so che molti diranno sei incompetente perché quando leggi il Signore dovresti sapere, e vabbè sono competente, io no, ho sempre detto che sono un pastorello e che sono incompetente e che so poco, l'ho sempre detto, quindi non è un problema. Sì, sono incompetente, benissimo. Detto questo, così faccio contenti tutti quelli che insomma mi scrivono che non capisco niente, ma che Dio vi benedica, ma certo, ci mancherebbe, non è questo che voglio adesso difendere. L'importante è che de facto qui c'è una situazione ed è questa che io voglio tirar fuori la parola di Dio. Poi Alessio trova il tempo che trova, lascia stare Alessio.
Quindi la parola di Dio qui è chiara, né nelle revisioni, ok, questo non è chiaro, ma nel testo originale è chiaro che a un certo punto Dio appare a Mosè, dice di essere Yahweh, di non essersi mai fatto conoscere a nessuno con questo nome, e nella Genesi si era sempre fatto conoscere a mezzo mondo con il nome di Yahweh. Come mai? Eh sì, cari amici, si vede che qualcun altro lo ha fatto. Ecco qui la pluralità, come l'ho chiamata io, degli Yahweh nell'Antico Testamento. Vogliamo leggerlo? Ve lo faccio anche vedere, anche se con questa webcam non si vede niente. Allora, un passo su tutti si trova in Genesi 4.1 e lo vado a cercare nella mia Bibbia, Genesi 4.1. Allora, Genesi sarebbe Bereshit 4.1, gloria a Dio. Allora, dove sei? Eccolo qua. Bereshit 4.1 dice, allora, Genesi 4.1, il Tanakh ebreo traduce così: l'uomo conobbe Eva sua moglie, ed essa rimase incinta, partorì Caino e disse: con l'aiuto del Signore ho acquistato un uomo. Okay. Adesso a fianco c'è il testo, diciamo, originale, che te lo devi leggere tu, e dice: Vecha Adam Yada et Chava, quindi e il uomo conobbe Eva, Chava Eva, Ishto vatachar vatelet et Cain, quindi e concepì e partorì Caino. Vatomer caniti ish et Yahweh, e disse: acquistai uomo da Yahweh. Quindi noi vediamo che Chava e Adam conoscevano perfettamente il nome di Yahweh. Adamo ed Eva conoscevano perfettamente il nome di Yahweh, e vi voglio far vedere il tetragramma, abbiate pazienza. Allora, vediamo un po'. Allora, questo qui in giallo è il tetragramma, ok? Yodhe Vadhe, non so se riuscite. Non si vede bene con questa webcam, cari amici, mi dispiace, per quanto riguarda le distanze ravvicinate è di scarsa qualità. E quindi Vechadam Yada et Chava, ok, Ishto Batachar allora El Chava Ishto Vatachar, ok, Vateled et Cain, Vatomer Caniti Ish et Yahweh. Ecco qui che c'è il tetragramma, quindi sia Caino che sia Eva che Adamo conoscevano, gloria a Dio, conoscevano questo nome, Yahweh. Bene, non si vede, veramente non si vede un H, gloria a Dio, non si vede niente con questa webcam, mi dispiace, cari amici. Molti dicono che non è vero che nei testi originali c'è scritto questo, c'è scritto, insomma, negano l'evidenza. Allora noi ve la facciamo vedere, gloria a Dio, ve la facciamo vedere in maniera tale che noi possiamo documentare tutto. Quindi noi abbiamo visto che il Signore ha detto a Mosè: io non mi feci mai conoscere agli altri, in particolare Abramo, Isacco e Giacobbe, con questo nome. Ma noi vediamo che nell'antichità Dio si era sempre fatto conoscere con questo nome, appunto il nome di Yahweh. Bene, adesso andiamo avanti. In Genesi 9:26, ok, troviamo scritto
e disse: benedetto Yahweh Elohei di Sem e sia Kenan servo, e sia Kenan servo, gloria a Dio. Quindi nell'originale leggiamo Vayomer Baruch Yahweh, Baruch, ricordate, benedetto, Baruch atah Adonai, Baruch, benedetto, atah tu, anie io, Baruch atah Adonai, Yahweh, lì c'è Yahweh, Baruch atah Adonai. Vayomer Baruch Yahweh Elohei Shem Vihi Knan Evet Lamo. Quindi, e disse benedetto Yahweh Elohei di Sem. Okay. Quindi troviamo nuovamente Vayomer Baruch Yahweh, e disse benedetto Yahweh, troviamo nuovamente il tetragramma. Non ve lo faccio vedere perché mo adesso ho visto che con questa webcam è proprio non si vede niente. E un pochino più bassa. Ok. Allora, Genesi 26:25 è scritto che lì costruì un altare, e indovinate in Genesi 26:25 chi invocò il nome di Yahweh. Vaiven sham mizbeach vaikra beshem Yahweh vayet sham aolo vairu sham. E quindi costruì là altare e invocò il nome di Yahweh e piantò là la sua tenda e scavarono là. Quindi noi troviamo in Genesi 26 che anche Abramo, Isacco e Giacobbe conoscevano il nome di Yahweh. Benissimo. Quindi per quale motivo il Signore gli ha detto a Mosè che non conoscevano il suo nome Abramo, Isacco e Giacobbe? Domanda. Se addirittura troviamo che Abramo si fece anche una bella chiacchierata con Yahweh. Ricordate la storia di Sodoma e di Gomorra? La storia di Sodoma e di Gomorra è veramente importante perché a un certo punto, sia nel capitolo 18, ma soprattutto nel capitolo 19, viene proprio rivelata in maniera palese la pluralità degli Yahweh. E questo viene fatto in un solo verso. Allora, nel verso 13 del capitolo 28 della Genesi, ok? Questo è un altro passo ancora, quindi non è il capitolo 18, gloria a Dio. Va bene, lo leggiamo dopo, dai, il capitolo 18 lo leggiamo dopo. Qui adesso mi sono segnato altri passi che parlano della pluralità del... del nome del tetragramma. Quindi Genesi 28:13 dice: e ecco Yahweh, nell'originale, ecco Yahweh stante su di essa e disse: io Yahweh. Veinech Yahweh nitzav alav vayomar ani Yahweh. E quindi noi vediamo che veramente si faceva sempre conoscere con questo nome. Ok? Bene. Pertanto, Esodo 6, verso 2 e 3, chi parla è Gesù e non parla il Padre. Perché, fratello Alessio? Perché? Perché Gesù nella Genesi, si faceva conoscere tassativamente come l'angelo del Signore, mentre invece dopo si è fatto conoscere anche con il nome di Yahweh. E si è fatto anche conoscere, come abbiamo letto in Esodo 6:2-3, come El Shaddai. Quindi quando noi vediamo El Shaddai sappiamo che è Gesù. Quando vediamo che è l'angelo del Signore, vedi, due persone: l'angelo, una persona che decreta, ordina, sentenza e sentenzia, eccetera eccetera, dice l'angelo, una persona del Signore, due persone. Ok, quindi si faceva conoscere esclusivamente con quel nome. Da Esodo 6 in poi si farà conoscere anche come Yahweh, oltre che continuerà anche a farsi conoscere con gli altri nomi che ha sempre usato. Benissimo. E infatti, gloria a Dio, in Genesi 31,
verso 11 e 13, leggiamo che: e disse a me l'angelo di Elohim, l'angelo dei dii, vedi, tutto plurale, l'angelo dei dii. E sì, perché ce ne sono altri due, il Padre e lo Spirito Santo. Ecco perché Elohim al plurale. Poi lo vedremo più avanti tutto questo, se avrete la pazienza di seguirci. E potremmo leggerlo tutto il passo, ma credo che non sia necessario. Benissimo. Infatti, anche Giacobbe stesso, gloria a Dio, in Genesi 31, 11, 13, leggiamo: Vayomer Elai Malach Ha Elohim, e disse a me l'angelo di Elohim, di Dì, nel sogno, a Giacobbe. E poi più avanti, nel verso 13, dirà: Anochi Ha El Beit El Asher Mashachta Sham Matzevach Ani. Ok? Ho scavalcato un verso. Asher Madarta Lisham Meder Atach, eccetera, eccetera. E quindi qua dice: io sono Anochi, io, Ha'el, il Dio, Ha'el, il Dio, Beit El, casa di Dio. Quindi qui c'è qualcuno che abbiamo visto che è nel verso 11, sempre di Genesi 31, qui appare, in Genesi 31, 11, 13, appare l'angelo di Elohim, l'angelo dei dì, ok? E dice: io sono l'angelo Malach di Ha Elohim, di Elohim. E più avanti dirà: Anochi, io, Ha El Beit El, sono il Dio della casa di Dio. E quindi noi vediamo qui proprio che c'è una pluralità proprio palese, che più palese non si può. E nel video che noi abbiamo fatto precedentemente, intitolato La pluralità di Dio o la Trinità nel giudaismo antico, qualcosa del genere, abbiamo dimostrato come gli antichi ebrei credevano in una pluralità negli Yahweh. Quando noi parliamo di giudei antichi intendiamo prima della venuta di Cristo, prima dell'esportazione, della deportazione in Babilonia, scusate. Loro erano ben consci di questo fatto. Poi con l'avvento del Cristo, la diaspora, eccetera, eccetera, è uscito fuori il Talmud che praticamente ha distrutto tutto ciò. Anche se il Talmud porta tracce di questo. Bene, quindi noi vediamo che il Signore Gesù si manifestava come il Shaddai, come il Malach di Elohim, l'angelo di Elohim, eccetera, eccetera, eccetera. E gli antitrinitari affermano che i differenti nomi e titoli nel libro della Genesi corrispondono ai differenti autori del libro stesso. Con questo che abbiamo detto, abbiamo dimostrato che così non è. Inoltre il Pentateco, come scritto in Deuteronomio 31:9, è stato scritto da Mosè. Che ne vogliano dire? Qualcuno dirà: e allora quando Mosè è morto chi l'ha scritto, se lui era morto? Ma per cortesia, quelle ultime righe le ha scritte Giosuè sicuramente, ma per cortesia, ma si tratta di quattro righe, su, della chiusura di quello che ha scritto Mosè, ma abbiate la pazienza. Bene, finalmente siamo giunti a Sodoma e Gomorra. In Genesi 18 ci troviamo davanti a una situazione disastrosa che alcuni minimizzano, dicono: no, ma sono cose sciocche, sono peccatucci, tu sei così, sei cosà, insomma veniamo accusati ingiustamente di cose che poi non sono vere. Poi magari parleremo più dettagliatamente di questo. Niente, la situazione era talmente tragica, di Sodoma, Gomorra e altre due città, che lo stesso Yahweh in persona è sceso e si è mostrato con quel nome, Yahweh. Ah, lo stesso Yahweh. Benissimo. Genesi 18,
verso 2, è scritto che ci sono tre uomini, proprio dice tre uomini, ok? Ci sono tre uomini, uomini. Okay. Nel verso 1 però troviamo che il Signore era in mezzo di lui, di loro. E il nome che utilizza qui la scrittura è il nome per eccellenza di Dio. Quindi troviamo il nome di Yahweh. Ora, non si era mai mostrato a nessuno con quel nome, eppure troviamo che qui c'è Yahweh. Benissimo. Quindi c'è Yahweh. E quindi noi vediamo che Yahweh appare. E come che non appare? Si tratta della Trinità? E poi vedremo se si tratta della Trinità. Intanto, ivi in mezzo si trova Yahweh. Infatti, nel verso 1 c'è scritto Vayera Elav Yahweh. E si fece vedere, Vayera si fece vedere Elav a lui Yahweh. Quindi c'è il tetragramma. Nelle querce di Mamre, Belonei Mamre. Vehu Yoshef, lui era sedente, Abramo era sedente, ok, all'apertura della tenda quando cadde, quando caldo era il giorno. Ok, benissimo. Quindi qui vediamo subito che la scrittura ci presenta Yahweh, okay, che va da Abramo. Bene. Ora c'è tutta la storia, Abramo poi a un certo punto nel verso 22, ok, noi vediamo che di questi tre uomini, ok, due se ne vanno verso Sodoma e Gomorra, ok, in particolare vanno a Sodoma. E quindi due uomini se ne vanno e rimane un uomo, ok, perché nel verso 2 abbiamo letto che erano tre uomini. E poi nel verso precedente c'era scritto che ivi in mezzo vi era Yahweh. E nel verso 3, non l'abbiamo detto, c'è scritto che lui si inchinò, perché nel verso 2, scusate, nel verso 2 è scritto Vaishtahu, che si prostrò, ok? Però si prostrò per adorare, perché nel verso 1 c'è scritto che ivi in mezzo vi era Yahweh. E quindi quando lui si prostrerà nel verso 2, che c'è scritto Vaishtahu, lì intende adorazione, anche perché lui poi nel verso 3 li chiamerà Adonai, miei signori. Quindi è impossibile che lì in mezzo almeno uno di loro era Yahweh, almeno. Quindi è impossibile che Abramo non abbia adorato. Qualcuno dirà, vero è che Vaishtahu viene usato anche per prostrarsi, per non adorare. Quando Giacobbe tornava nella sua terra e si andò a incontrare con Esaù, ok, si prostrò 7 volte, c'è scritto Vaishtahu, quindi lì non è che stava adorando. Sì, però in questo caso è chiaro ed è palese che qui lui stava adorando, perché lì in mezzo comunque un Yahweh c'era. Un Yahweh c'era. E poi lui utilizza il termine Adonai, quindi miei signori. Quindi è chiaro che lui ha adorato. Ora, in Genesi 18, 22, è scritto che questi due uomini se ne andranno. E Abramo rimane solo con Yahweh, così è scritto. Benedetto il nome santo del Signore. Genesi 18, 22. I due uomini se ne vanno e rimane Abramo con Yahweh. Di nuovo appare il tetragramma. Ora, nel capitolo 19, verso 1, succede qualcosa di molto interessante. Ricordiamo, ripetiamo nuovamente, Yahweh è rimasto con Abramo. Nel capitolo 19, verso 1, vediamo i due angeli che giungono, ok, a Sodoma e vengono chiamati nel verso 1, appunto, angeli. Come scritto, Vayohu Shenei Hamalachim Sdomach, e arrivarono i due angeli Hamalachim a Sodoma. E di nuovo troviamo la situazione, si prostrò, qui è Lot che li vede, ok? E troviamo scritto Vaishtahu, si prostrò. Qualcuno dirà, beh, però qui non ha adorato. Beh, non ha adorato, poi vedremo se non ha adorato. Intanto troviamo
il termine due angeli. Ricordate come si chiamava il Signore Gesù nella Genesi? L'angelo di Elohim, l'angelo dell'Eterno. Quindi troviamo due angeli. Potrebbero essere Dio questi due angeli, almeno uno di loro o magari tutte e due? Domanda. Potrebbero essere? Secondo me sì. Dice, come puoi dimostrarlo? Con il verso 24 dello stesso capitolo. Il verso 24 dello stesso capitolo troviamo due volte il tetragramma. E praticamente lo voglio leggere nella revisione, nella vecchia Diodati, quindi Genesi 19, verso 24, troviamo scritto: qui ci sono i due angeli a Sodoma e il Signore Yahweh era rimasto con Abramo. E qui dice che alla fine il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma, sopra Gomorra, zolfo e fuoco dal Signore. E l'originale dirà che era su nel cielo. Infatti nell'originale dice: e Yahweh in Tir Sedom Alamorra Veal Gofrit Vaesh Meet Yahweh Hashamayim, scusate, Min Hashamayim, e Yahweh fece piovere su Sodoma e su Gomorra zolfo e fuoco da Yahweh dai cieli. Ve lo potrei far vedere, però ho notato che nella webcam praticamente questa è di scarsa qualità e quindi non si vede niente. Domani me la farò nuova. Adesso va bene questa, tanto non è che li facciamo tutti i giorni. Abbiate pazienza, e noi non siamo professionisti o tecnici, noi lavoriamo come possiamo, insomma, badate piuttosto al contenuto. Gloria a Dio. Quindi nel verso 24 c'è scritto che Yahweh fece piovere fuoco e zolfo da Yahweh. Che quanti Yahweh ci sono? Due, lo dice la scrittura. Oh Signore mio, lo dice la scrittura, santo, santo, santo. Non è che lo dice Alessio Evangelisti, santo è il nome del Signore, alleluia. Io sono testone, ve lo vorrei far vedere. Qui ci sono due Yahweh, eccoli qua. Vedete che sono segnati in rosso e in giallo? Qui ci sono due Yahweh, due tetragrammi. Santo è il nome del Signore. Non so quanto si possa vedere con questa webcam. E quindi Yahweh fece piovere fuoco e zolfo su Sodoma, Gomorra e le altre due città, questo lo dirà altrove, da Yahweh. Allora, se Yahweh era andato poi su nel cielo da Abramo, era andato su nel cielo e gli altri due angeli erano arrivati là, e poi dice Yahweh fece piovere, è chiaro, l'altro stava giù nella terra, è chiaro che Vaishtahu, cioè si prostrò, Lot Vaishtahu si prostrò per adorare, ne consegue, poi abbiamo visto nel verso 18 addirittura li chiamò Adonai, quindi miei signori. Dopo essersi prostrato, Vaishtahu, prima si prostra, Vaishtahu, e poi dice Adonai, miei signori. E lì c'era pure Yahweh scritto proprio. È chiaro che un Yahweh stava sotto, l'altro Yahweh stava sopra, ne consegue che il terzo angelo era lo Spirito Santo, perché è scritto Vaishtahu. Si prostrò e li chiamò ai due, ai tre, nel capitolo 18, li chiamò Adonai, miei signori. E qui siamo nel linguaggio originale. Adesso, avendo visto, gloria a Dio, tutto quello che abbiamo visto, ok? Avendo visto tutto quello che abbiamo visto, possiamo capire meglio quello che già abbiamo trattato.
In precedenza, in un altro video, appunto lo Shema Israel. Ascolta Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deuteronomio 6, 4 dovrebbe essere. Sì, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, traduce il Diodati. Altri traducono, uno è, eccetera, eccetera. Ognuno traduce. Beh, il Diodati non ha fatto proprio male, eh? Come dire, invece di mettere uno è, il Diodati disse è l'unico Signore. Eh beh sì, perché c'è una unità composta, e adesso lo vedremo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Diciamo, qui c'è il tetragramma, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema cosa significa? Si traduce con ascolta, ascolta, ma non è solo ascolta. Shema significa ascoltare con diligenza, ascoltare intelligentemente, significa anche discernere. In una frase apparentemente così semplice, cosa c'è da discernere? Ebbene, il Signore ti dice discerni quello che ti sto per dire. Poni mente, ascolta intelligentemente. Troviamo il tetragramma che viene tradotto come Adonai, che è plurale, miei signori, e poi troviamo tutto il resto al plurale. Ecco perché noi sorridiamo quando gli antitrinitari dicono ma non avete mai letto Dio è uno in Deuteronomio 6,4? No, lì non c'è scritto Dio è uno. Lì c'è tutto al plurale. Sei tu che non conosci le scritture. Gloria a Dio. Ebbene, adesso ne abbiamo già parlato, ne ritorniamo sopra. Gloria a Dio. Quindi, Shema Israele, presta attenzione, poni mente, discerni Israele, Adonai plurale, Eloheinu. Ascolta Israele, Yahweh Eloheinu. Yahweh Eloheinu, Adonai, i miei signori, signori Adonai, Eloheinu, i nostri Dì. Eloheinu è plurale. È plurale di El. El è singolare. Eloheinu è plurale. E poi dice Adonai Echad. Echad si traduce con uno. Ma non è uno in modo tassativo, nel senso che può voler dire uno circoscrivendo a una unità, tipo questa è una penna, ma può voler dire uno in senso di unità composta. I casi? No, i casi non mancano. I casi sono Genesi 41:25, c'è scritto uno e Echad inteso come più persone. 2:24 di Genesi intende più persone, non una. Genesi 11:6 c'è scritto Echad, eppure non è una. Esdra 2:64 intende una pluralità, eppure c'è scritto Echad. Ezechiele 37:17 intende una pluralità, e no uno, eppure c'è scritto Echad. Quindi Echad, in linea di massima, viene usato sempre per uno, sì. Però questo non toglie il fatto che può indicare una pluralità, ok? E non è duale, tra l'altro. Non è duale, non è che indica due, no, no. Una pluralità non duale, quindi può essere una pluralità di qualsiasi numero, benedetto il santo nome del Signore. Tant'è vero questo, tant'è vero, che Maimonide, rocca, roccia di Israele, ok? Rashi e Maimonide sono praticamente le colonne portanti dei Chachamim di Israele, anche se ce ne sono stati tanti altri, a cominciare da Rabba Akiva, eccetera, ma Maimonide veramente è stato uno dei più grandi insieme a Rashi. Maimonide fu colui che formulò i 13 principi di fede del giudaismo. Tra l'altro Maimonide ebbe a dire: se il libero arbitrio, appunto, che annulla la predestinazione, fosse stato un principio di fede, lo avremmo posto come 14° principio, perché c'è proprio un principio di libero arbitrio nel giudaismo di tutti i tempi. Di questo ne abbiamo già parlato, scusate la parentesi. Maimonide, nel formulare i 13 principi di fede, nel secondo principio di fede, ok, gloria a Dio, che lui prende appunto lo Shema Israele, nel riportarlo Maimonide, furbo, cambiò la parola Echad con Yahid, che Yahid
significa uno, non può voler dire due, tre, quattro, no. Yahid è uno, punto, uno, uno. Se sono due non puoi dire Yahid, però puoi dire Kad. Allora, Maimonide, sapendo questo, ha modificato lo Shema Israel, e gli ha tolto la parola Echad e ci ha messo la parola Yahid. Caro Maimonide, sei andato contro i tuoi stessi principi di fede, perché il principio 9 significa che la Torah è eterna e non si può modificare. Oltre che sei andato contro tutto il Tanakh e contro tutta la parola di Dio. Come mai Maimonide modificò questo, se tutto sommato Echad significa sempre uno? Domanda, è una buona domanda. Benissimo. Molto bene, cari amici in ascolto. E con questo abbiamo concluso questa prima parte. Benissimo. Allora, avendo concluso questa prima parte, adesso io sto andando ad aprire un file, gloria a Dio. Sto andando ad aprire un file che vi farò vedere. Eccolo qua, ve l'ho aperto. Ce l'avete aperto davanti i vostri occhi, gloria a Dio. Ok. Benissimo. E praticamente il file l'ho intitolato "Perché se sono tre persone, come potete vedere, perché se sono tre persone si dice un solo Dio?" Domanda. Bene. È molto semplice la risposta e ho creato questo file al computer, insomma. E praticamente l'ho diviso in due, c'è una riga al centro che divide la parte di sopra con la parte di sotto. Adesso nella parte di sopra troviamo una ipotesi, ok, che non si è mai verificata. Bene. Qualora si fosse verificata questa ipotesi, avremmo potuto dire tre persone 3D. Avremmo al condizionale potuto dire questo. Perché? Perché in questa ipotesi, ripeto, è una ipotesi, troviamo per esempio tre sfere, ok? Tre sfere, la prima, la seconda e la terza. Ogni sfera rappresenta una situazione, ok? Che può essere una situazione, che ne so, un creato o semplicemente niente, che non ha creato niente ma sta lì per conto proprio, ok? E gode di se stesso. Per esempio il padre nella prima sfera, ok? Starebbe lì buono, tranquillo, può creare qualcosa, può non creare niente, ma sta lì per conto proprio. Viceversa, nella seconda situazione si concretizza la stessa medesima situazione, appunto, e la terza sfera rappresenta, ok, un altro, diciamo, analogo esempio. E quindi qualora i tre fossero stati separati, con ognuno la propria creazione o il proprio mondo o la propria situazione, ok? Allora a quel punto veramente avremmo potuto dire tre persone 3D. Okay. Ma tutto questo non si è mai avverato, grazie a Dio. Mentre invece nella situazione sottostante, alla riga che abbiamo interposto fra le due situazioni, troviamo sempre le tre persone di sopra, ma le troviamo in modo diverso, ovvero troviamo in alto il Padre, a un lato il Figlio, all'altro lato lo Spirito Santo, quindi sempre tre persone, ma nel centro delle tre persone c'è un solo cuore, una sola creazione, una sola opera, un solo sentimento, un solo inizio, una sola fine. Sì, questa è la situazione, quindi sono tre persone, ma un solo Dio. Ecco qui, svelato il mistero del perché si chiama un solo Dio pur essendo tre persone. Non è una contraddizione, anzi, quello che dicono gli antitrinitari è una contraddizione. Per esempio, quando noi andiamo in Giovanni capitolo 14 e leggiamo che il Figlio sale al Padre, prega il Padre, quindi parla con il Padre, e il Padre manda il Consolatore, lo Spirito Santo, loro dicono no, lì non ci sono tre persone, c'è una sola persona. No, quella è una contraddizione. Gli antitrinitari dicono quando mai il Figlio ha parlato con il Padre. In Giovanni 14 leggiamo che il Figlio prega al Padre. Pregare significa parlare. Ed era anche risorto lì,
era risorto. E quindi prega il padre, parla con il padre e il padre manda lo Spirito Santo, ovvio che gli avrà dovuto dire qualcosa, benedetto è il santo nome del Signore. Quindi queste sono contraddizioni. Addirittura gli antitrinitari negano anche la trinità satanica, infatti noi in Apocalisse abbiamo il dragone che è Satana, abbiamo il falso profeta e abbiamo la bestia che è l'anticristo, che è un uomo. Che veramente lo sanno pure i bambini della scuola domenicale, quindi abbiamo tre unità, ok, maledette, tre unità che è la bestia, il falso profeta, il dragone, no, non sono tre, sono uno. Cioè, io penso che l'antitrinitarismo è quel peccato che mena a morte, cioè è lo stato di ribellione nei confronti della Trinità, nei confronti della verità. Bene, cari amici, con questo noi abbiamo concluso, abbiamo terminato. Scusate tutti gli errori che ci sono stati. A un certo punto mi era andata via la voce, adesso mi è tornata, grazie a Dio, ho un po' abbassato il tono, gloria a Dio. E tutti gli inconvenienti tecnici che abbiamo, ripeto, noi siamo dilettanti allo sbaraglio, cerchiamo di fare quello che possiamo. Vorremmo dare di più da un punto di vista anche tecnico e anche insomma migliorare anche un po' il modo di esprimerci. Purtroppo questo è il massimo che possiamo fare, però lo facciamo con tutto il cuore. Noi mettiamo a disposizione questi video, chiunque reputi che questi video siano dottrinali, gloria a Dio, sono vostri, okay? Potete scaricarli, potete riutilizzarli, potete metterci la vostra foto, il vostro nome, non ci interessa niente, basta che l'Evangelo venga predicato. Massima libertà a tutti i fratelli che li vogliono utilizzare, gloria a Dio. Non sappiamo quanto tempo ancora durerà questa libertà di espressione in internet. Quindi fate come faccio io quando vedo un video che vale la pena, lo scarico e me lo metto da parte. Gloria a Dio. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci in questo video nella seconda parte dove appunto tratteremo l'argomento dell'antitrinitarismo, soprattutto l'antitrinitarismo di un certo uomo denominato William Marion Branham. Che Dio vi benedica. Grazie. Bene, cari amici, eccoci giunti alla seconda e ultima parte di questo video molto importante e forse anche molto interessante per diversi aspetti. Tutto sommato sono aspetti che vengono trattati poco. Gloria a Dio, almeno qui in Italia. Benissimo. Qui in Italia veramente manca abbastanza informazione e quindi noi nel nostro piccolo, come già detto, cerchiamo di colmarla. Secondo la nostra possibilità, ovviamente. Bene, in questa seconda parte, come già vi abbiamo accennato nella precedente, tratteremo la figura di un uomo storico, perché qui possiamo anche dire che in un certo senso facciamo anche un po' di storia, perché è esistito un uomo, insomma, che è stato molto conosciuto, si chiamava William Marion Branham. È scomparso, non si trova più, e quindi questo è successo qualche decada fa, insomma, di diverse decade fa. Mo adesso l'anno della sua morte io non me lo ricordo. Benissimo, abbiamo già fatto un video, ok, che potete trovare nel nostro canale, che abbiamo parlato di questo uomo. E abbiamo confrontato un attimino quello che lui ha detto, quello che lui ha scritto, qual è stato il suo pensiero con la parola di Dio. Questo uomo ha scritto un libro in particolare chiamato Le sette epoche della Chiesa. Noi abbiamo preso questo libro, proprio diciamo fatto dai suoi seguaci, quindi l'originale, in maniera di essere sicuri, gloria a Dio, che quello che si legge è veramente il pensiero di William Marion Branham. E quindi siamo stati molto attenti in lui e abbiamo voluto vedere se quello
che si diceva di lui o quello che si dice di lui è corretto. Effettivamente sì, è corretto. Bene, io per molti anni ho sempre sentito parlare di questo uomo, ma in fondo non mi ero mai interessato, gloria a Dio, finché non sono stato, come dire, contattato in maniera molto molto forte da parte di alcuni suoi sostenitori, che si dimostrano essere molto aggressivi, molto invadenti, anche con forti minacce alla propria incolumità. Incredibile a dirsi, ma è così. Benissimo. Allora ho detto, ma chi è questo? Ma chi so, non è che sono tutti così, ho detto alcuni, non è che possiamo fare di tutta un'erba un fascio, no, alcune persone, anche perché so veramente pochi, gloria a Dio. Ora, noi abbiamo fatto un video, ok? Abbiamo fatto un video e abbiamo dimostrato le incoerenze, ok, che ci sono in questo scritto, appunto, lo scritto di William Marion Branham, Le sette epoche della Chiesa. Ci sono delle incoerenze non solo nei confronti della dottrina biblica, ma anche nei confronti della storia, e noi abbiamo smontato il suo pensiero senza neanche toccare la dottrina biblica, pensate, solo avvalendoci della storia. Infatti quest'uomo ha fatto alcune affermazioni molto forti da un punto di vista storico. Lui ha detto che ci sono sette epoche che vengono rappresentate nell'Apocalisse. Voi ricordate, nei primi capitoli dell'Apocalisse troviamo i sette candelabri. Quest'uomo ha detto che questi sette candelabri sono sette epoche, che ogni epoca gli è stata data una persona, proprio nominale, secondo il pensiero di questo uomo. E questa persona equivale, per quanto riguarda il primo candelabro, all'Apostolo Paolo; il secondo candelabro c'è Ireneo; il terzo candelabro c'è Columba; poi c'è Martin de Tours, non mi ricordo chi dei due viene prima; poi c'è Martin Lutero; poi c'è John Wesley il sesto, e il settimo sarebbe lui. Ora, lui testualmente proprio ha scritto che Ireneo, soprattutto Ireneo, ha fatto leva su Ireneo, era antitrinitario, e ovviamente anche tutti quanti gli altri. Allora, un profeta dovrebbe dire sempre la verità. Ecco. Allora, noi ci domandiamo, perché quest'uomo ha mentito? Domanda: perché quest'uomo ha mentito? Infatti, nel video che noi abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che Ireneo, Martin de Tours, Columba, Martin Lutero, John Wesley, insomma, tutti questi sono stati tutti quanti trinitari. Abbiamo letto una infinità di scritti proprio di Ireneo, di Wesley, di Martin Lutero, dove proprio dicono che c'è una Trinità, e hanno sempre predicato la Trinità. Allora, la domanda che noi poniamo è: come mai costui ha mentito? Qualcuno potrà dire, beh, poverino, magari non lo sapeva, era ignorante. E noi rispondiamo, guarda, sulla sua ignoranza non ne abbiamo dubbi. Ora però rispondiamo, ma se fosse stato ignorante, comunque questo lo avrebbe squalificato come profeta, perché un profeta non può commettere tali errori. Se no, che profeta sei? Sì, cari amici, quindi come la metti male, benedetto il santo nome del Signore. È interessante notare che alcuni suoi seguaci ci hanno dedicato, non vi dico quanti video, gloria a Dio, e tutti si contraddicono l'uno con l'altro, perché nel primo video essi asseriscono che praticamente tutti questi personaggi erano al 100% antitrinitari. Ovviamente fanno sempre leva sull'Apostolo Paolo, quindi dicono: non è vero, erano tutti antitrinitari, tant'è che io questi video me li sono tutti scaricati. Non faccio nomi perché non voglio far pubblicità, anche perché qui ci sarà molto insegnamento. In poche parole, noi con due video rappresenteremo il pensiero di un falso profeta, in maniera tale che le persone possano conoscere veramente chi è stato questo William Marion Branham. Quindi mi dedicano un video e dicono che praticamente tutti questi personaggi, Ireneo, Wesley, Martin Lutero,
Columba, Martin de Tours, sono stati tutti antitrinitari. Benissimo. Come abbiamo dimostrato nel nostro video precedente, così non è stato. Abbiamo apportato tutta quanta la documentazione storica, abbiamo letto i loro scritti, abbiamo dimostrato da un punto di vista storico e letterario che così non è, e quindi è una grande bugia. Benissimo. Il secondo video che poi ci dedicano, grazie per tutti questi video, veramente, grazie tante, dicono l'esatto opposto, dicono, beh no, sì, sai, erano trinitari. Ah, scusate. Cioè, io adesso il confuso sono io. Erano trinitari o non erano trinitari? Allora, prima dici che non erano trinitari, poi fai un altro video e ce li ho scaricati. E dicono no, erano trinitari e che non avevano ricevuto la luce. Alt, andiamo, qui manca proprio il raziocinio. Allora, se tu, allora abbiamo stabilito che erano trinitari, benissimo. Allora qui c'è una incongruenza. Tu che sei seguace di Marion Branham, dici che erano trinitari? Domanda, perché segui Marion Branham che lui nel suo scritto ha detto l'esatto opposto? È una domanda, vorrei una risposta. A un certo punto, dopo esserti tu stesso contraddetto, ok, riconosci che erano trinitari, ma Marion Branham diceva l'esatto opposto. Allora perché tu lo continui a riconoscere come profeta? Un profeta non può commettere questi errori. È una domanda. Scusa se io penso, è che mi viene naturale. Benedetto il santo nome del Signore. Benissimo. Loro rispondono su per giù. No, è che voi dovete capire che il compito dei suoi predecessori, appunto Columba, Martin de Tours, Ireneo, John Wesley, Martin Lutero, eccetera, avevano altri compiti e non avevano ricevuto quella luce che poi sarebbe arrivata con Marion Branham, William Marion Branham, ok. Quindi non avevano avuto la luce di William Marion Branham. Quindi se non avevano avuto questa luce che ha avuto lui, ok, questo significa che lui ha avuto la luce più grande di tutti. Quindi che lui è stato il più grande di tutti. Quindi che lui è stato più grande dell'Apostolo Paolo. Sì? Ma veramente ci credete a questo voi? No, scusate, non... ma voi che credete a questo? Va bene, beh io ne prendo atto, va bene. Se lui era più grande di tutti. Altra anomalia è che... Ma qui più ci pensi, più scavi e più la cosa dora male. Allora, dire che gli altri avevano un altro compito... E quindi non ci hanno rivelato che Dio non è trino, perché loro ci hanno sempre detto che Dio è trino. Ecco. E questo secondo loro non è vero. Okay. Quindi significa che per 2000 anni il Signore ci ha mantenuto nell'ignoranza, ci ha fatto credere tramite questi uomini che lui era trino, per poi arrivare nel 2000 e dirci tramite un uomo, che poi vedremo che uomo, che lui, no, ecco la rivelazione delle rivelazioni, io non sono trino. Ah, e Dio avrebbe fatto questo? Sì? Altra domanda, ma veramente ci credi? Cioè, tu credi a questo? Ma... Altra anomalia, Marion Branham ha parlato di questi uomini molto bene, ecco, e ha detto che questi uomini devono, proprio lui lo ha detto, questi uomini, appunto Martin Lutero, Martin de Tours, Columba, Ireneo, John Wesley, questi uomini devono essere seguiti alla lettera, dovevano essere seguiti. Perché lui non li ha seguiti, che questi erano tutti trinitari e lui no? Altra domanda, scusate se io ho sempre posto molte domande. A me piace farmi delle domande e mi aspetto delle risposte, solo che queste risposte non arrivano, arrivano solo ingiurie, minacce, parolacce, ma non arrivano risposte. Io non so che farmi delle ingiurie, delle minacce e delle parolacce, io voglio risposte.
Altrimenti tu che vuoi che io creda? Come posso credere se non ho delle risposte? Vedete? Nei miei video io rispondo. E come se rispondo? Salute! Carta canta, amico mio. Dottrina, storia, nel mio piccolo ovviamente. Quando una cosa non la so, perché io non so tutto, lo dico, non lo so. E io non posso dire a me nessuno mi deve insegnare la Bibbia, perché andrei contro la Bibbia. Non si può dire a me nessuno mi deve insegnare la Bibbia. Questo è sbagliato, è anti e va contro la stessa Bibbia. Ecco, io imparo abbastanza della Bibbia perché ascolto quelli che ne sanno più di me, la maggior parte di quelli di sana dottrina. Ecco perché io nel mio piccolo sono un po' preparato, perché io ho sempre bussato alle porte e ho detto: senti, io non so questa risposta, non capisco questo, tu che ne sai più di me, me lo puoi spiegare? Come dice la parola di Dio, che ci sono insegnanti, dottori, maestri, pastori, per ammaestrare il popolo. Tutto lo fa lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo si usa anche delle persone. Ora ci sono quelle persone che non vengono da Dio e quelle che vengono da Dio. Quindi non si può dire a me nessuno mi deve insegnare niente. No, caro mio, qui più si parla e più si dimostra che non si è cristiani. Continuiamo con questo William Marion Branham. Questo William Marion Branham ha detto che queste persone, già l'ho detto, lo ripeto, vanno ascoltate. E che sono state persone irreprensibili, salvo qualche piccolo errorino. Vado a correre. Come già dimostrato nel video precedente, a me non mi pare che abbiano fatto qualche piccolo errorino. Perché? Tanto per cominciare, abbiamo chi è stato Columba, che ha armato un esercito e ha ucciso 3.000 persone. Ora tu mi devi dire come può un uomo di Dio, come lo ha definito William Marion Branham, questo Columba, armare un esercito e uccidere 3.000 persone. Comincio a capire come mai alcune persone sono molto violente e poi mi scrivono che addirittura vogliono venire a picchiarmi e poi vanno a predicare l'Evangelo. Martin de Tours, gloria a Dio, fu il primo che aprì dei conventi qui in Europa. Ora io ti faccio una domanda: dove sta scritto nella Bibbia che possiamo aprire dei conventi? Aprire dei conventi non è biblico. Gesù non si richiuse dentro un convento. Gesù andava per tutta la terra di Canaan a predicare il Vangelo del Regno. Gesù ha detto di non rinchiuderci, o addirittura i conventi di chiusura, di quelli che non puoi mai uscire. Queste cose non vengono da Dio. Tant'è vero che poi venne Martin Lutero, che condannò i conventi. Allora qui vediamo che ci sono due candelabri, qualora fossero, che si sono contraddetti l'uno con l'altro. Domanda: come mai è successo questo? Come mai? Perché non avevano ricevuto la luce. Ah, ecco, quindi Dio non ci ha portato la luce attraverso queste persone. A me sembra che Dio sia luce, che l'Evangelo sia luce, che nell'Evangelo ci sia tutto l'occorrente, e non che io debba aspettare altre persone che vengono a portare ulteriore luce a quella gettata dai primi 12 apostoli e da tutti i profeti e la legge. Mi sembra che qui si voglia aggiungere qualcosa. Benedetto il santo nome del Signore. Mi sembra che il canone biblico sia stato chiuso, ma di questo ne parleremo fra un po'. Quindi queste persone, secondo William Marion Branham, sarebbero stati irreprensibili, vero? Tranne qualche piccolo errore, che non bisogna farci caso, ha detto lui. Ah, ecco. Martin Lutero scrisse un libro reperibile, un libro che è maledetto e che noi condanniamo, dove parla di uccidere gli ebrei. Come ha potuto un uomo che si è definito da Dio istigare all'odio e all'omicidio a una popolazione quando la Bibbia ordina di benedire gli ebrei? Domanda, è una domanda, e noi dobbiamo ascoltare questo? La risposta che ci è arrivata davanti a tutte queste cose, che noi ne abbiamo parlato nel video precedente, ok?
È la seguente, però prima di dirvi la risposta, vi vorrei far ricordare che nel video numero 1 dove io parlo di Williams Marion Branham, nell'ora 1 e 57 minuti, tra il 48esimo e il 50esimo secondo, io, Alessio Evangelisti, condanno la pena di morte e dico che la Bibbia condanna la pena di morte. In risposta, non sapendo che cosa dire a tutto quello che io ho dimostrato, vengo accusato di essere a favore della pena di morte, cioè l'esatto opposto di quello che io ho detto, non solo in quel video, ma in tutti i video. Cioè che la Bibbia condanna la pena di morte, vengo ingiuriato come uno che è a favore della pena di morte e dicono che noi pentecostali siamo tutti a favore della pena di morte quando tutto il pentecostalismo mondiale, che siamo 600 milioni, caro mio che mi ascolti, non siamo 2 o 3 milioni o 4 o 10 milioni come i seguaci di William Marion Branham, siamo 600 milioni. Tutte le organizzazioni, Alleanza Evangelica, le Assemblee di Dio, insomma tutte le organizzazioni che hanno decine, 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 centinaia, alcune anche di membri, di milioni. Nello statuto condanniamo la pena di morte, e ti dimostro anche dove è scritto. Quando Gesù Cristo è venuto sulla terra, a un certo punto, un gruppo di farisei gli portarono una meretrice. Nel portargli questa meretrice, gli dissero: caro Signore Gesù, la legge di Mosè ci ordina di lapidare queste tali. Cosa dobbiamo fare? Domanda. Lui rispose: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Tutti se ne andarono e non misero in pratica la legge di Mosè, la quale era talmente giusta e talmente santa che praticamente non dava possibilità a nessuno, ok, di essere al 100% irreprensibile, quindi ti uccideva. Ecco perché Gesù è venuto con il sangue, con la grazia, con la fede, a annullato, diciamo, la pena di morte, gloria a Dio, e oggi l'essere umano ha la possibilità, mediante il sangue di Cristo, di trovare perdono e ravvedimento, chiunque lo voglia. Quindi la pena di morte è stata annullata. Questo io l'ho sempre insegnato in tutti i miei video da tantissimi anni, ivi compreso questo video qua nell'ora 1, 57, 48 e 50 secondo. Ho proprio detto che la pena di morte è stata annullata. Cosa dicono, per non sapere cosa rispondere da un punto di vista dottrinale e storico, che io sono a favore della pena di morte, andando così contro la legge, contro il codice penale e non solo, additandomi anche di molte altre cose, facendo così istigazione all'odio e alla violenza nei miei confronti. Sono molto gravi questi reati, è molto grave quello che è stato fatto. Io mi domando come mai i seguaci di alcune di queste persone, perché non sono tutte così, e poi non stiamo facendo nomi, tanto chi deve capire capisce, non sono andati alla porta del proprio pastore e gli hanno detto: caro pastore, al di là se tu predichi una dottrina giusta o una dottrina falsa, perché compi la menzogna nei confronti del prossimo? Una persona solo si sollevò contro questa situazione, non proprio questa, riguardava un'altra persona, una ragazza che è stata ingiuriata, insultata, parolacce, beh, ci mancavano solo che la minacciassero, come hanno fatto con me, e qualcuno di loro disse: beh, io non ti seguo più perché questo non è un comportamento cristiano. Solo uno lo fece. Tutti gli altri dicono: beh, no, come Gesù diceva razza di vipere, allora anche loro possono fare la stessa cosa. Altre, un conto è dire razza di vipere, e un conto è minacciare, insultare, parolacce, e minacciare proprio fisicamente. Sono cose diverse. E per chi segue, ci sono degli amici che ci seguono, che mi hanno scritto, che hanno visto tutti i miei video. Grazie per l'incoraggiamento, che Dio vi benedica, pregate il Signore. Ci sono anche molti cattolici che ci stanno seguendo e che mi hanno scritto che seguono, che hanno visto addirittura tutti i miei video. Che Dio vi benedica, grazie per l'incoraggiamento. Bene, chi ha seguito tutti i miei video sa che io, non mi ricordo in che anno, feci un insegnamento a proposito del Signore Gesù che entra nel Tempio. Vedete, quando io vado a fare apologia,
vado a confutare. Comunque c'è molto insegnamento, ok? Io cerco sempre di edificare, gloria a Dio. Quando il Signore Gesù entrò nel Tempio, che entrò con la frusta, questo lo fece per due volte, se voi ricordate bene, nel mio insegnamento io dimostrai come biblicamente il Signore Gesù non fu violento nei confronti delle persone in un modo fisico. Lui non toccò nessuna persona. Lui, anzi, anche la merce la attaccò, ma non per recare danno, ma per fargli capire. Infatti lui prese le monete e le gettò per terra, e va bene, ma le monete gettate per terra si potevano raccogliere? Domanda, risposta, certo. Ecco, quando si trovò davanti le colombe non è scritto che le sparpagliò per aria, perché lui non voleva fare un danno fisico, voleva solo fargli capire alle persone che stavano sbagliando, e non picchiò nessuno, caro mio. Quindi non andare in giro a dire che minacciare, dire parolacce, minacciare di picchiare la gente viene da Dio. È menzogna, questo non è la Bibbia. E mettere in bocca alle persone, scusate, parole che non hanno mai detto, non viene da Dio. E i loro sostenitori, per giustificarli, dicono: beh, almeno loro si vede quello che sono, tu invece fai finta. Beh, intanto io faccio finta e ce la faccio, a questi neanche quello riescono a fare. E poi tu mi stai dicendo che quindi tu riconosci che in loro c'è un agire antibiblico? Domanda. Se rispondi così, questo si traduce in questo modo, e allora perché li segui? Io, come pastore della mia chiesa, se facessi una cosa del genere, i miei fratelli in Cristo verrebbero alla mia porta, mi busserebbero e mi direbbero: fratello Alessio, ma che, te sei impazzito? Come mai? Ravvediti. Sì, me lo direbbero, giusto. È così che funziona. Gloria a Dio. E abbiamo fatto molte domande, insomma, come mai tutte queste contraddizioni? Sono domande. Come mai quest'uomo, William Marion Branham, dice che questi uomini erano tutti antitrinitari, quando abbiamo dimostrato che invece erano trinitari? Bene. E abbiamo fatto nel video che noi abbiamo fatto, appunto, l'ultimo video, abbiamo parlato, ok, di una certa profezia, no? Una certa profezia, gloria a Dio. Allora, scusate che la vado a cercare. Allora, eccola qua. Ok, ora ve la faccio vedere. Eccola qui, ce l'avete davanti al desktop. La incredibile profezia compiuta da Fidel Castro. Bene, praticamente questa profezia dice Fidel Castro, dice, profetizza, non mi ricordo se nell'anno 73, adesso l'anno esatto non mi ricordo, dovrebbe essere il 1973, Fidel Castro, gli viene fatta una domanda e gli viene chiesto: quando Cuba potrà ristabilire nuovamente le relazioni con gli Stati Uniti? E Fidel Castro risponde: questo potrà succedere solo quando ci sarà un papa latinoamericano e negli Stati Uniti ci sarà un presidente di colore, un presidente nero. Benissimo. Allora io ho dimostrato come anche gli empi, infatti Fidel Castro è strettamente collegato con tutto ciò che è occulto, con la stregoneria, eccetera eccetera eccetera, e nonostante tutto comunque anche queste persone possono fare delle profezie. Benissimo. Allora, qualcun altro, appunto persone che seguono William Marion Branham, si sono subito attivati, eccolo qua, e hanno tirato fuori qualcosa del genere: la falsa profezia di Fidel Castro su Obama e il Papa Francesco. E quindi hanno detto: vedete come è tutto falso quello che dice il signor Alessio? Allora, io ringrazio la prontezza di queste persone, veramente è encomiabile, e rispondo. Allora, tanto per cominciare, a Roma si dice ambasciatore non porta pena. Voi avete visto che io ho tirato fuori dai mass media, non è che me lo sono inventato, ho tirato fuori dai mass media che praticamente Fidel Castro, ha profetizzato
E quindi non l'ho detto io, l'hanno detto i mass media. E quindi anche se non fosse vero, poi vedremo se veramente non è stato vero, se non fosse vero, ok, chi ha sbagliato non sono io. Benissimo. E comunque non è vero, perché io adesso vi faccio vedere un'altra situazione. Se la vado a cercare, eccola qua, e ve la faccio vedere nel desktop. Eccola qui. Periodismo.com parla della notizia falsa del dia, la profezia di Fidel Castro. Periodismo.com, cari amici in ascolto, praticamente ci dicono che in verità qui è il canale ufficiale dei giornali.com, gloria a Dio che sta parlando, e ci dicono che in verità uno scrittore molto noto, che adesso non mi ricordo il nome, che veramente parlò con Fidel Castro, c'è tutta una storia che veramente l'affermazione da parte di Fidel Castro c'è stata, ma attenzione, non sotto forma come dire di profezia, ma più che altro sotto forma di una mera battuta. Tradotto, alla domanda quando Cuba tornerà a avere rapporti con gli Stati Uniti, Fidel Castro avrebbe ironizzato e avrebbe fatto una battuta. Ah, questo può succedere solo se mai ci sarà un presidente di colore negli Stati Uniti e un papa latinoamericano. E quindi sarebbe stata una battuta. Ora, o una battuta o non una battuta, sta di fatto che l'ha detto. E siccome è troppo precisa, come dicitura, anche sotto forma di battuta, è chiaro che non è stata una battuta. Ma adesso non è questo che a noi ci interessa. Quello che ci interessa è il discernimento di queste persone, appunto, che seguono William Marion Branham, che nel caso specifico di Fidel Castro, ok, sono stati molto professionali nell'attivarsi addirittura in altre lingue, gloria a Dio, e quindi si sono attivati, hanno confutato e sono stati bravi, quindi noi in questo gli facciamo un complimento. Benissimo. Ora noi facciamo la domanda del milione: come mai, per quanto riguarda la profezia di Fidel Castro, sono stati così bravi ad attivarsi, gloria a Dio, e nei confronti invece di William Marion Branham non sono stati altrettanto bravi nell'attivarsi a confutare le sue false, lo ripeto, false profezie? Mi spiego meglio. Nel suo scritto Le sette età, ecco, ce l'ho qui davanti a me, Le sette età della Chiesa, quando lui nella pagina 339, almeno nello scritto che ho io, del suo libro ufficiale, intitolato questa parte L'età di Laodicea, lui scrive, allora, non ce l'ho scritto in italiano, quindi farò un po' di fatica a tradurre. Quindi se vedete che non vado fluido, abbiate pazienza. Ripeto, noi non siamo tecnici, siamo dilettanti allo sbaraglio per quanto riguarda la professionalità dei video. Lui scrive: basandomi in queste sette visioni, sto traducendo, basandomi in queste sette visioni, insieme a tutti i cambiamenti rapidi che sono trascorsi nel mondo negli ultimi 50 anni, scrive proprio, io predico, si dice predico, in italiano c'è una confusione di lingue in questo momento, io predico, mette tra parentesi, non sto profetizzando però, io predico, ma non sto profetizzando, però predice, vabbè, che le sette visioni si compiranno tutte nel 1977. Adesso molte persone giudicheranno che questo è un pronostico irresponsabile. Infatti è scritto in Marco 13:32 che nessuno sa il giorno e l'ora. Tuttavia io rimango fermo nella mia predizione, quindi va contro la parola di Dio. Perché dopo 30 anni, infatti dopo 30 anni, Gesù ha detto che nessuno poteva conoscere l'anno, il mese o la settimana che la sua venuta si sarebbe completata.
Così che io ripeto nuovamente, sinceramente io credo e mantengo, insieme all'ispirazione divina, quindi mantengo insieme all'ispirazione divina, quindi insieme alla Bibbia, che nel 1977 deve concretizzarsi il sistema mondiale e questo dovrà introdurre il millennio. 1977, William Marion Branham disse, andando contro la parola di Dio, che si sarebbe instaurato il millennio. Domanda, è un'altra domanda che io faccio, abbiate pazienza se io ragiono, come mai i seguitori di William Marion Branham sono stati così professionali nel investigare e giudicare una profezia di Fidel Castro e non sono stati così professionali nell'investigare una falsa profezia di William Marion Branham? Scusate se io mi faccio queste domande, invece di fare video e farmi dire cose che io non ho mai detto, insultarmi, prendermi a parolacce, minacciarmi, eccetera, eccetera, ma perché non rispondete a queste domande? È una domanda che io faccio, vorrei una risposta. E voi che siete sostenitori di William Marion Branham e di queste, di alcune di queste persone, perché ci sono i buoni e i cattivi, non è vero che sono tutti cattivi, no. Ci sono pure quelli che sono brava gente, anche se hanno una dottrina sbagliata, però sono brava gente. Non è che noi diciamo, ah, sono tutti così, o i cattolici sono tutti cattivi, i pentecostali sono tutti, vi farò vedere. No, il buono e il cattivo c'è dappertutto. La Bibbia stessa denuncia il pentecostalismo sfrenato con la prima e la seconda epistola ai Corinti, che noi abbiamo fatto anche un video dove questi praticamente utilizzavano i doni malamente e c'erano disturbi nella chiesa come ci sono oggi. Ecco, ma la maggior parte delle chiese non succede queste cose. Queste cose succedono e noi stesso le condanniamo e le denunciamo. Quando vedete cose cadute a terra, bla bla bla, false lingue, eccetera, eccetera, quelle cose noi le denunciamo. Altro che, ma nella maggior parte delle chiese non succedono queste cose. Okay. Ricordatevi che comunque siamo 600 milioni e che comunque i falsi sono diverse milionate. Non è che stiamo a parlare di quattro gatti come appunto alcuni. Benissimo. Bene, e andiamo a concludere. E concludiamo, nell'andare a concludere vogliamo presentare ulteriori perplessità. Costoro credono che William Marion Branham sia l'Elia che doveva venire, che ha profetizzato, che ha detto il Signore Gesù appunto che sarebbe dovuto venire, questo Elia. E che in un primo momento loro dicono, vabbè, è venuto tramite Eliseo, questo è falso, e poi è venuto tramite Giovanni il Battista, questo è vero, gloria a Dio, e che comunque Giovanni il Battista non è stato un profeta, e che Giovanni il Battista non ha, dicono loro, non ha mai profetizzato, e che il profeta invece è stato William Marion Branham, e che lui ha compiuto l'Elia che deve venire prima del giorno del Signore. Ah, allora andiamo per parte. Allora, Giovanni il Battista non è stato un profeta? E ancora, Giovanni il Battista non ha mai fatto una profezia? Va bene, cari amici, vogliamo aprire la Bibbia in Matteo 11 verso 13, anzi verso 12, gloria a Dio, dice, anzi verso 11, Gesù parla e dice: io vi dico in verità che fra quelli che sono nati di donne non sorseggia mai alcuno maggiore di Giovanni il Battista, ma il minimo del regno dei cieli è maggiore di lui. Praticamente qui sta dicendo che di quelli dell'Antico Testamento, di tutti compreso Mosè, il più grande è stato Giovanni il Battista, ma il minimo del regno dei cieli, cioè di quelli che avrebbero creduto in Gesù, quindi dei cristiani, più piccolo sarebbe stato più grande di Giovanni il Battista. Okay. Prima cosa. Poi dice:
Ora, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno di Dio è sforzato ed i violenti lo rapiranno. Cioè quelli che fanno violenza a se stessi, nel uccidere le proprie passioni, i propri desideri, le proprie inclinazioni, no violenza che insulti, minacci, eccetera, eccetera. No, quella viene condannata dalla parola di Dio, caro mio, che ascolti, impara. Quelli che fanno violenza a se stessi, cioè quando il tuo istinto ti porta a dire parolacce, tu ti controlli, fai violenza a te stesso, allora sei un cristiano. Quando invece non ti controlli e fai una marea di video dove dici una marea di parolacce, insulti e dici a me nessuno mi deve insegnare la Bibbia, ecco, quella non è far violenza a se stesso, è lasciare libero sfogo ai tuoi istinti e comportarti come un animale. Verso 13. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Abbiamo due unità, la legge e i profeti. Allora, dicono che Giovanni non è stato un profeta. Vediamo. Profeti e legge. Domanda, dove è contenuta la legge? La legge dove è contenuta? Nei profeti c'è la legge? Isaia, Osea, Gioele, Amos, Cronache, Esdra, Neemia, lì c'è la legge? Sì? Non ho detto che non viene citata la legge, ho detto fu data, la legge fu data nei libri profetici, dai profeti. Da chi fu data la legge? La legge fu data da Mosè nel Pentateuco. Si chiude il Pentateuco con Deuteronomio, da lì la legge è stata data, basta. Nei libri successivi ci sono i profeti, i libri storici che adesso non ci interessano, e i profeti. I profeti cosa hanno fatto? Hanno profetizzato? Hanno dato legge? No, perché già era stata data, casomai l'hanno presa la legge, l'hanno citata, l'hanno continuata a ricordare, l'hanno ricordata, ma non l'hanno data. L'ha data Mosè. Quindi la legge si chiude con Mosè, con il Pentateuco, con la Torah. Bene. Né rimane che i profeti, ok, continuano fino a Giovanni il Battista. Domanda, Giovanni il Battista poteva dare la legge se è stata chiusa con Mosè? No. Quindi legge e profeti viene scartata, viene chiusa, no scartata, viene chiusa la legge, rimangono i profeti, Giovanni il Battista è stato un profeta. Lo ha detto Gesù. Essi dicono, ti risulta che Giovanni il Battista abbia mai profetizzato? No, te la faccio io a te una domanda. Ti risulta che Giovanni il Battista non abbia mai profetizzato? Ma non hai mai letto Matteo capitolo 3 quando profetizza che doveva venire il Messia, che lui non era neanche degno di sciogliergli il legaccio dei calzari? Non era venuto, da lì a poco sarebbe venuto? E che lui avrebbe tolto i peccati dal mondo e che sarebbe stato scannato come un agnellino ed era l'agnellino di Dio che doveva venire. Ti risulta che questa non sia una profezia? O per essere profeti bisogna solo fare delle profezie che si adempiranno dopo millenni? No, caro mio, ci sono anche delle profezie imminenti come quelle che ha fatto Gesù poco prima di morire. Lui disse vi perseguiteranno, vi bandiranno dalle sinagoghe, quella profezia si è adempiuta lì per lì. Muore il Signore Gesù Cristo, risorge subito dopo, a distanza di giorni, questa profezia si concretizza. Ti risulta che Giovanni il Battista non abbia mai profetizzato? E poi cosa significa profetizzare? È che non si conosce la parola di Dio. Profetizzare nel linguaggio originale, nel greco, ok? Significa come primo insegnamento profetizzare significa insegnare dottrina. Dopo significa annunciare eventi futuri. Ah. Questo però chi non conosce le scritture bene non lo sa. Quindi, Giovanni il Battista non era un profeta, falso. Giovanni il Battista non ha mai profetizzato, falso. E l'ultimo Elia che doveva venire, perché poi dice che verrà un altro Elia nello spirito prima del giorno del Signore, adesso non entriamo in questo argomento, è stato William Marion Branham. Benissimo.
Tanto per cominciare, perché lui doveva ricevere l'ultima rivelazione. Doveva ricevere l'ultima rivelazione? Doveva chiudere la profezia, doveva chiudere la profezia. Ma la profezia, abbiamo appena letto, dell'Antico Testamento, non è stata chiusa con Giovanni il Battista? Perché la legge e i profeti fino a Giovanni il Battista, per quanto riguarda l'Antico Testamento, non è stata chiusa là. Dice sì, ma poi c'è il Nuovo. Ah, e la profezia del Nuovo Testamento, ma non è stata chiusa con Gesù, che è la parola di Dio, e i dodici apostoli, e l'ultimo apostolo è Giovanni, Giovanni l'Apostolo, che chiuderà con l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, e lì è stato scritto appositamente: guai a chi aggiunge a queste parole e guai a chi toglie a queste parole. Domanda: non è stata chiusa là? E quando dice guai a chi aggiunge e guai a chi toglie, non si riferisce in modo circoscritto al libro dell'Apocalisse, ma a tutto il canone biblico? Domanda, ulteriore domanda. Nella parola di Dio non troviamo tutta la profezia, non solo fino ai giorni nostri, ma fino alla fine del mondo, quindi dopo il millennio, quando la terra scomparirà e vi sarà una nuova terra e un nuovo cielo, e non c'è niente da aggiungere come discorso profetico, come legge, come insegnamento, come luce? La parola di Dio non chiude tutto e nessuno può aggiungere, nessuno può togliere e nessuno può ricevere ulteriore rivelazione da quella già ricevuta dal Figlio di Dio? Domanda. E poi l'Elia che doveva venire è stato William Marion Branham? Falso, perché ti insegno una cosa, è un principio biblico. Tutte le persone che sono venute, a cominciare da Giovanni il Battista, dai dodici apostoli, da tutti i profeti, da tutta la legge, tutte dovevano avere un requisito. Uno, dovevano avere un requisito senza il quale sarebbero stati scartati. Quale? Dovevano essere ebrei di ebrei, come l'apostolo Paolo. Non potevano essere gentili, non potevano essere goim. Cioè, io sono più ebreo di William Marion Branham, pur non essendo ebreo, perché almeno io mi chiamo Evangelisti ed è un cognome ebreo, ignorante. E ho anche altre cose che non sto qui a raccontare, sono cose mie. Eppure non sono ebreo, paradossalmente lo sono più di lui. Ripeto, non sono ebreo. Benedetto il santo nome del Signore. Non conosceva neanche l'alfabeto ebraico il signor William Marion Branham. Come poteva essere l'Elia che doveva venire? Falso profeta. Lui? Il profeta che ci doveva portare la rivelazione, la luce finale? Ma perché non è questa la luce finale? Non era questa l'ultima rivelazione che doveva venire ed è venuta tramite l'apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse? È stata l'ultima rivelazione da parte di Dio? Ma veramente credete a queste cose? Sono bugiardi. C'è stata una voce quando battezzò, mi ricordo, la diciassettesima persona, William Marion Branham, si fece una voce nel cielo che dice questo, non mi ricordo che stupidaggine che tirano fuori. E ci sono alcune strutture dove ci sono alcune persone che sentono molte voci, sai? Ti invito magari a fare qualche seduta. E dice che Giovanni, che Mario, William Marion Branham, quando è morto, che ha avuto un incidente, cioè aveva tutte le ossa rotte, dice non si è rotto nessun osso, non c'era rotto nessun osso, non aveva rotto nessun osso, così come è stato profetizzato. Cioè, tu mi stai dicendo che nella Bibbia è stato profetizzato di William Marion Branham che sarebbe morto senza nessun osso rotto? Guarda, ah sì? E dove sta scritto? Cioè, ci manca solo che togli il nome Gesù e metti il nome William Marion Branham a questo punto, perché mi pare che l'unica profezia che sia stata detta su questo argomento riguardi il nostro Signore e Salvatore, benedetto egli sia, Gesù il Cristo. Cari amici, ma veramente credete a queste cose? Ma sono bugiardi. Perché dico che sono bugiardi? Io sono anni che sto dicendo, e adesso ve lo faccio vedere,
sul desktop. Alleluia. Allora, aspettate. Allora, eccolo qua. Eccolo qua, ve lo sto andando a prendere. Eccolo qua, qui davanti avete il Codex Sinaiticus. Ecco. Allora, cos'è il Codex Sinaiticus? Il Codex Sinaiticus è il codice più antico, ok, che esista in questo momento nel mondo. È stato redatto tra il 320 e il 350 d.C., quindi è antichissimo. Nel Codex Sinaiticus viene riportata la formula battesimale contenuta in Matteo 28, verso 19, dove dice: andate per tutto il mondo, per tutte le nazioni, evangelizzatele e battezzate chiunque avrà creduto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il Codex Sinaiticus, che lo trovate in www.codexsinaiticus.org. Benissimo. In questo Codex noi abbiamo per anni detto, appunto, la formula battesimale si trova nei testi originali, ecco qua, oltre che in moltissimi altri scritti, tra cui la Didache, che è data niente meno che il 60 d.C. Allora, nonostante noi gli abbiamo detto a queste persone, gloria a Dio, gli abbiamo detto a queste persone che la formula battesimale viene riportata nei testi originali, queste persone continuano a dire, continuano a insegnare ai loro seguaci, e ce l'avete qui davanti il monitor, che non è vero che la formula battesimale viene riportata nei testi originali e che questa nasce nel 1100 d.C. Domanda: perché mentite? È una domanda che io faccio: perché mentite? Ce l'avete davanti. Se non credete a questa immagine, andate www.codexsinaiticus.org, andate a vedere. Dice: io non leggo il greco, sotto c'è la traduzione in inglese, verso 19, ce l'avete davanti. Fate discepoli nelle nazioni, battezzandole nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. C'è la traduzione in inglese. Dice: io non so l'inglese. Allora copia parola per parola su Google, traduci, te lo traduce lui e ti tradurrà, ok, tutto nella lingua che parli tu, nell'italiano qualunque essa sia. E così risolvi il problema. Domanda: perché mentite? Perché mentite? Poi, per depistare ai loro seguaci, mischiano le carte e dalla formula battesimale passano al codice giovanneo, che si trova in Prima Giovanni, capitolo 5, mi pare, verso 7, gloria a Dio. Santo, 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 vediamo un pochino. Allora, dove sta? Vabbè, mo io non mi ricordo il verso, me lo vado a cercare e faccio prima Giovanni, capitolo 5, dovrebbe essere verso 7, ma non sto sicuro. Sì, ok. Nella vecchia Diodati viene riportato, appunto, perciò che tre sono quelli che testimoniano nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. Ok. E loro dicono, quando gli viene posta la domanda, no, della formula battesimale di Matteo 28:19, loro piano piano lì, no, perché sai, il codice giovanneo non si trova nella Bibbia. Ma che c'entra il codice giovanneo nei testi originali? Cioè, cosa c'entra il codice giovanneo con la formula battesimale? La formula battesimale si trova in Matteo 28:19 e, come abbiamo visto, ce l'avete davanti, si trova nei testi originali. Mentre invece il codice giovanneo di Prima Giovanni 5:7 si trova in Prima Giovanni 5:7. Sono due cose diverse. Domanda: perché confondete le persone? Poi, riguardo il codice giovanneo, caro amico che mi ascolti, è vero che non si trova nei testi originali, perché noi diciamo la verità, non si trova nei testi originali. Ma il codice giovanneo, però, è stato presentato come l'evidenza dell'esistenza della Trinità niente meno che da John Wesley. Ricordate? William Marion Branham disse che John Wesley era il sesto candelabro e che dovevamo ascoltarli questi sei candelabri, che li dovevamo ascoltare. Bene. Ora, lui disse che questi erano antitrinitari.
Allora, John Wesley nel suo sermone 50 portò prima il codice giovanneo per dimostrare l'esistenza della Trinità. Quindi quello che ha detto William Marion Branham è stato falso. Secondo poi William Marion Branham ha detto di ascoltare questi. John Wesley ha detto che il codice giovanneo, ok, deve essere preso in considerazione pur non trovandosi nei testi originali, in quanto tutti nell'epoca patristica e nei primi anni del primo secolo, il secondo e il terzo secolo, tutti lo hanno sempre citato, tutti. Quindi significa che decine e decine e decine di studiosi dell'epoca lo citavano, significa che nei testi originali si trovava, ma che qualcuno lo ha tolto, perché appunto c'è stata una grande persecuzione, a cominciare dal successore di Costantino, c'è stata una grande persecuzione dove sono stati bruciati dei libri sacri, e lì è stato tolto il codice giovanneo. Allora domanda: perché tu non segui John Wesley, che William Marion Branham ha detto di seguirlo? È una domanda che io faccio. Benedetto è il santo nome del Signore. Sono tutte domande che noi ci poniamo. Potremmo parlare di molte altre cose, potremmo parlare della tomba di William Marion Branham. Eccola qui, ve la faccio vedere, ce l'avete, eccola qui davanti al desktop. Come mai un uomo come William Marion Branham, un cristiano, ha ricevuto una sepoltura, una tomba massonica? Qualcuno mi rispose: beh, uno quando muore non è padrone di fare quello che vuole. Sì, però la massoneria non ha mai dato una sepoltura a qualcuno che non fosse un suo addetto, e qui abbiamo una tomba di stampo massonico che è uguale a quella dei testimoni di Genova. Ecco, ve la facciamo vedere, eccola qui davanti a voi, vedete? Gloria a Dio, sono uguali. Come mai? Altra domanda: come mai William Marion Branham, quando predicava nella sua chiesa, nella sua comunità, aveva due crocifissi? Eccoli qua, ecco quell'immagine. E questi due crocifissi avevano quello che noi chiamiamo il pupazzo attaccato. Voi sapete che il crocifisso col pupazzo attaccato, tutti lo sanno, è un segno, a me dispiace dirlo, ma è la verità, che utilizzano nel satanismo per indicare che Gesù Cristo non è risorto e che ancora giace su quella croce ed è stato vinto. Qualcuno potrebbe dire: beh, magari lui non lo sapeva. Se non lo sapeva, viene squalificato come profeta, perché un profeta queste cose le dovrebbe sapere. Le so io che sono un pastorello, non lo sa lui. Prima cosa. Seconda cosa, se lo sapeva, viene squalificato appunto perché è bestemmiatore. Troppi errori per un profeta. Troppi errori. A cominciare che non era neanche circonciso e doveva essere ebreo. Lo dico perché se fosse stato circonciso sarebbe stato ebreo, lui non era ebreo, quindi di conseguenza immagino che non sarebbe stato neanche circonciso. Non era ebreo, non era circonciso, non sapeva niente di ebraico, non sapeva niente di storia degli ebrei, non sapeva niente della parola di Dio, non sapeva niente di storia. E le profezie che lui ha fatto, quelle profezie che lui ha fatto che si sono adempiute, non erano profezie, così come non è stata una profezia quella di Fidel Castro. Sì, è semplicemente la conoscenza di un'agenda occulta che vengono svelate anche nei libri della massoneria, dove a distanza di pochi anni ti dicono quali saranno i prossimi eventi bellici, economici, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'agenda, caro mio. E questo non significa essere profeti, anzi, proprio questo ci dimostra che quest'uomo, conoscendo quell'agenda, faceva parte di questi ordini. Ebbene, cari amici, con questo abbiamo terminata questa seconda parte e abbiamo mostrato al mondo intero qual sia, gloria a Dio, qual sia stato e qual è ancora oggi il pensiero di questo uomo, William Marion Branham. Poi ognuno potrà prendere le proprie decisioni e potrà decidere. Badate bene a come decidete, perché attenzione, il giorno del Signore è molto vicino e la Chiesa sta per essere tolta, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. E badate bene,
a chi volete seguire, se all'uomo o a Dio, a Gesù Cristo e alla sua santissima parola. Che Dio ti benedica, grazie per averci seguito. Ci aspettiamo una risposta senza minacce, parolacce, che mi venite a menà. Abbiamo fatto tipo 50 domande, magari una sola rispondeteci, e rispondete con onestà. E lasciatela finita di dire che questo e quest'altro non si trova nella scrittura e nei testi originali. Non ingannate le persone. Che Dio vi benedica, grazie ancora, e ci salutiamo così. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Che Dio ti benedica. Shalom. Your voice, who may be go ye living even nay him bizoy, cast your voice, the mash moy be a habo, so cast your voice, who may be go ye living even nay him bizoy, cast your voice, the mash moy be a habo, hebron, hebron, me as, ulita mi, hebron, hebron, me as, ulita mi. Hebron, 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 Hebron